quarti di finale di Actea Cup, gli Albatros travolgono per 7-1 l'Atletico Leo. Qui con me l'uomo partita, Saverio Frandini. Saverio, un'altra delle tue, hai fatto dannare l'ennesimo avversario. Nel primo tempo si è chiuso 4-0, però comunque gli avversari hanno creato veramente tanto e sia hanno sprecato tante occasioni, sia molte li hai, in molte altre li hai stoppati tu. Sì, infatti sono poi il primo tempo si è chiuso 4-0 ed è comunque stato bugiardo perché loro hanno creato più di noi. Noi abbiamo avuto la paura di essere più concreti sotto porta. Loro invece, sia per fortuna sia per paura mia, hanno trovato la strada. Sì, e ora andate in semifinale, tra l'altro mancava anche tuo fratello Fabio, che a centrocampo da una grossa mano. Ogni volta che mancava lui abbiamo fatto le prestazioni, era di là. Vabbè, dettagli. Ora tornerà e per la semifinale sarete più che al completo. Sì, infatti ora ci vedremo in semifinale. Speriamo di giocare come il primo tempo di oggi. Saverio, in bocca al lupo per il proseguo e complimenti. Quarti di finale di Actea Cup, l'Atletico Leo cede agli Albatros il punteggio bugiardo di 7-1. Qui con me l'uomo team, Bancollo. Guglielmo, tuo l'unico gol di una giornata da buttare, non è da buttare la prestazione, perché è stata ottima in fase di costruzione e di realizzazione, comunque l'azione è stata sempre ben costruita, mai realizzata, per merito di un ottimo Prendina e per demerito degli attaccanti che hanno sprecato veramente tanto. Un po' meno però in fase di copertura, che la difesa ha permesso veramente troppo oggi. Sì, è stata una partita strana per quanto riguarda il passivo del risultato. Abbiamo iniziato bene, tante occasioni, poi c'è stato l'ottimo portiere che ha parato tutto. Poi abbiamo subito il primo e il secondo gol in modo repentino, veloce, che ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti a reagire come i primi tempi. E poi purtroppo da 2 siamo passati a 4 e non abbiamo potuto farci niente. Senti, finisce in modo inglorioso la vostra avventura qui al Libertea. Come giudichi il trascorso di questo campionato, di queste giornate? Ma fortunatamente è stato un crescendo per quanto riguarda la prestazione, siamo partiti veramente male, poi siamo un po' ristabiliti e purtroppo è finita qui. Pensavamo di poter andare avanti, invece presupposti c'erano. Sì, la fortuna no. Sicuramente c'erano i presupposti e come già detto abbiamo giocato bene, quindi non sono rimpianto. Poteva andare meglio tutta la stagione, però va bene così, tanto siamo divertiti molto. Guglielmo, congratulazioni.